Buonasera, un saluto affettuoso a tutte le telespettatrici e a tutti i telespettatori di Pronto Medicina Facile, un caro saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo in streaming sul sito rete8.it. Ultima puntata, ultima trasmissione dell'anno della stagione televisiva e anche questa sera puntata dedicata al Covid e alle varie problematiche connesse al Covid, visto che è l'ultima puntata di quest'annata televisiva, abbiamo deciso di impostarla cercando di tracciare un bilancio su questo anno e mezzo di pandemia e cercando anche così di azzardare quello che ci succederà nell'immediato futuro, prima l'estate e poi l'autunno. Tutto questo mentre la campagna di immunizzazione, ovvero la campagna vaccinale, sta procedendo magari un po' a singhiozzo in Italia, nella nostra regione, condizionata soprattutto dal caso AstraZeneca. Anche collegata al fatto che le varianti, una in particolare quella indiana, la Delta, ci sta un pochettino allarmando. Parleremo di tutto questo con il nostro graditissimo ospite. Ve lo presento subito e volentieri. Buonasera e bentornato nei nostri studi al dottor Claudio D'Amico. Buonasera a tutti. Buonasera. Come sta? Sta bene? Giornata pesante, Ma lunga. Quante ore di giornata lavorativa? vabbè, ormai non le contiamo più, diciamo. La sera dopo le 10 facciamo un po' le sintesi e un po' di break. Dottor Claudio Damario, direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, rientrato un quarto d'ora fa, 20 minuti fa, dall'Aquila, importante riunione sulla nuova rete ospedaliera regionale, dottore. Sì, è stata una, diciamo, una consultazione con la commissione, la quinta commissione per ricevere i contributi giusti da tutti i rappresentanti istituzionali che sono presenti nella commissione politica e anche alla luce di quello che sarà fra poco un impegno fondamentale della riprogrammazione, della reingegnerizzazione della rete ospedaliera regionale. Come sappiamo, la stessa regione ormai da tanti anni che non rivede questo assetto diciamo, assistenziale ospedaliero, ma noi ci proponiamo subito a seguire di fare anche il completamento della rete territoriale, perché una buona sanità viaggia su due gambe, la gamba ospedaliera e la gamba territoriale, anche perché la gamba territoriale sarà quella che approccerà la cronicità, quindi le malattie croniche e tutte le situazioni che generano spesso anche un'autosufficienza, quindi una rete molto importante che noi andiamo a Ci può rivedere. fare qualche anticipazione, nel senso novità su Ma nuovi ospedali prima che scoppi qualche guerra di campanile? no, allora, noi cerchiamo di creare una rete ospedaliera che garantisca l'equità dell'accesso, l'omogeneità dell'offerta su tutto il territorio regionale. Quindi andando a ricompensare situazioni di aree che, a causa della loro insularità, nel senso della distanza dai centri metropolitani, potrebbero dare una offerta non ottimale a tutti i cittadini. Quindi uno degli impegni fondamentali è garantire questo accesso universale, equo e omogeneo per i cittadini e soprattutto mettere al sicuro i cittadini nei confronti delle tre grandi patologie. Diciamo, che sono tempo dipendenti, quindi la rete dell'infarto, la rete dell'ictus e il politrauma, perché una regione deve garantire queste prime tre cose, poi deve garantire le reti specialistiche, l'oncologica e poi assicurare tutte le altre reti, diciamo, del territorio che sono fondamentali per diciamo, far fronte allo stato di salute della Che popolazione. tempi vi siete dati? Ma i tempi devono essere abbastanza stretti perché noi, come sa, la programmazione è un atto che va approcciato non solamente con attività giuntale, ma poi va discusso Sì, ampiamente sì. nel Consiglio. Quindi io spero che tutto questo avvenga e si possa chiudere in modo compiuto all'interno di quello che è l'autunno, compresa la rete territoriale, per la quale c'è un grandissimo investimento della nostra nazione attraverso il Piano Nazionale di Resilienza. Quindi avremo dei finanziamenti ad hoc, soprattutto finalmente abbiamo già valutato che in Abruzzo ci dovranno essere almeno 28 case della salute e 8 ospedali di comunità, proprio per far fronte alla cronicità. E questo è molto importante perché
perché rimetterà insieme le varie componenti del territorio, quindi le cure primarie, i medici di famiglia, le cure intermedie, le cure residenziali e le cure palliative. Come strutture dovreste riuscire a coprire bene tutta la regione. Parliamo di Covid, dottor D'Amelio, non posso non chiederle un commento al report di oggi, no? 40 positivi, 85 guariti, e sempre questo è un aspetto bellissimo, un decesso, però c'è il tasso di positività che si sta cominciando ad alzare, secondo me anche un po' pericolosamente. Oggi è dello 0,86%, mentre la media nazionale è stabilizzata sul 0,50%. Sono le varianti che ci stanno cominciando a preoccupare. Che cos'è che non rifunziona così bene come, come qualche settimana fa? Allora, l'Abruzzo ormai è da vari mesi che riesce a mantenere, sia prima che c'erano le famose zonizzazioni, quindi siamo stati in zona gialla anche quando diciamo anche rossi. Sì, sì, noi abbiamo anticipato le zone rosse proprio perché volevamo ridurre la trasmissione virale, e questo ci ha dato ragione, perché poi siamo rimasti praticamente gialli da, prima di tante regioni, e abbiamo garantito il bianco prima di altre regioni. Questo è molto importante, ma avevamo fatto il famoso rosso anticipatorio proprio perché su alcune realtà provinciali come la provincia di Pescara e quella di Chieti c'era un'elevatissima trasmissione virale, e questo soprattutto con la variante inglese, perché insomma l'Abruzzo è stata una delle regioni maggiormente colpite dalla variante inglese. Che significa una variante che, in assenza di una vaccinazione ancora importante, aveva un elevatissimo indice di contagiosità, e quindi più contagi e più ai casi che impegnano gli ospedali. Quindi è stata una necessità, perché molti studi ti dimostrano che se anticipi le misure restrittive riduci fortemente i contagi, riduci i casi e riduci le complicanze ospedaliere. E adesso però non dobbiamo, pur essendo ottimisti, non dobbiamo abbassare la guardia, perché l'indice di replicazione diagnostica, che è diverso dall'RT, famoso indice di trasmissione, e l'indice cosiddetto di positività, sono sempre degli ottimi campanelli che devono far destare molta attenzione, quindi sono i campanelli d'allarme, e quindi sicuramente questi ci dicono che dobbiamo intervenire subito nel rintracciamento e isolare subito i focolai che si ripresentano, anche perché siamo quest'anno, a differenza dell'anno scorso, con un virus che non è mai scomparso dallo scenario nazionale. L'anno scorso avevamo avuto, dopo il lockdown, un momento quasi di totale assenza del virus, poi ci sono stati i famosi ritorni, perché il virus, quando la popolazione è ancora suscettibile, tende di tornare con la sua possibilità di trasmissività, ma abbiamo un evento che ci deve tenere un po' in allerta, che è il turismo. Cioè, noi abbiamo delle varianti importanti come la variante Delta in presenza di un movimento turistico, e sappiamo che l'Abruzzo è meta ambita di turismo. L'anno scorso l'Abruzzo era praticamente fino ad agosto privo di situazioni di focolai. Con il turismo montano abbiamo avuto il ritorno nell'area interna, nell'area montana. Ma anche il turismo marino, cioè, e poi a seguire il rientro delle vacanze marittime sia a sud che nelle isole, e c'è stato anche il rientro. Poi a seguire con il ritorno a scuola, questi tre fenomeni, però adesso abbiamo sicuramente un effetto protettivo della vaccinazione, quindi questo ci fa stare da una parte più tranquilli, ma non ci dà quella sicurezza di aver debellato ancora questo coronavirus. E di varianti vaccini parleremo diffusamente fino alle 22:30. Intanto anche questa settimana vogliamo rendere omaggio ai medici deceduti per contagio dall'inizio della pandemia. Consueto aggiornamento dalle pagine del sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, pagine sempre listate a lutto, numeri da strage che fortunatamente sono fermi da settimane, a 359 specialisti morti, scusate, che comunque è sempre un numero altissimo. Ai medici vanno aggiunti 87 infermieri e 30 farmacisti.
per la nostra settimanale pagina della solidarietà. Questa sera la abbiniamo alla prevenzione, nello specifico la giornata della prevenzione di ginecologia oncologica della Fondazione Onda di Milano, giornata in programma per martedì 29 giugno. Pescara, unico ospedale in Abruzzo, parteciperà per la prima volta con il reparto guidato dal dottor Maurizio Rosati. Verranno garantiti esami, controlli, visite, consulenze telefoniche, il tutto coordinato dal dottor Franco Pellegrini. Per iniziativa della presidente Carla Panzino, alla giornata parteciperanno anche i volontari della Dricesta, che si occuperanno dell'accoglienza e dell'accompagnamento delle donne che si prenoteranno per le visite. Perché è importante questa iniziativa? Oltre che per l'aspetto della prevenzione oncologica, anche perché si vuole sollecitare la riapertura del centro della menopausa di Pescara, che è fermo da oltre un anno, da quando è andata in pensione la dottoressa Carmelina Santilli. E noi di Medicina Facile vogliamo sostenere assolutamente questa iniziativa e speriamo che questo centro torni a funzionare al più presto a pieno regime. Grazie alle persone che lavoreranno con me a questa ultima puntata della stagione di Pronto Medicina Facile, in redazione, come sempre, la collega Edmondo. Ciao Gigliola. Ciao Paolo, buonasera a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo anche questa sera in diretta. Il lapsus è stato freudiano perché in regia c'è Francesco Specchiulli, che salutiamo e ringraziamo. Per la post-produzione e il coordinamento tecnico c'è Andrea Di Fabio. Noi siamo prontissimi a ricevere le telefonate. I numeri sono già in sovrimpressione, quelli da formulare. Ricordo subito il prefisso, che è lo 0871 5873230, 5873235, mentre l'indirizzo email è salute@rete8.it. Grazie Gigliola, buon lavoro a te, buon lavoro a Francesco in regia. Allora, dottor Damari, vogliamo partire dalla campagna vaccinale, no? Diciamo che il target che ci era stato assegnato dal generale Figliuolo, è stato assegnato all'Abruzzo, è ancora di 12.905 vaccini al giorno. Siamo un pochettino scesi adesso, la media di quest'ultima settimana e anche degli ultimi giorni è sui 10.000, 10.200, 10.300. Che cosa sta succedendo? Non arrivano le dosi? C'è un distacco da parte della popolazione legato soprattutto ai casi AstraZeneca? Che giudizio si sente di dare questo? E poi vedremo, visto che lei ci ha portato le slide che ci danno il punto aggiornato della situazione nelle quattro ASL, vediamo anche come sta procedendo la campagna vaccinale in Abruzzo. Allora, intanto è importante ricordare che l'Abruzzo, sin dal primo giorno del V-Day, che è stato il 27 dicembre, si è organizzato subito per poter essere competitivo e poter garantire questo diritto alla salute della vaccinazione in ambito pandemico. E la prima ordinanza, l'ordinanza numero 1, prevedeva già da gennaio, avevamo dato praticamente il target, che era quello del piano nazionale vaccinale, di obiettivi temporali di priorità sulla popolazione ultra ottantenne, sulla popolazione residente nelle strutture sanitarie e sul personale sanitario. Naturalmente questa prima ricognizione che noi abbiamo fatto praticamente allora era con il commissario Arcuri ha portato a quantificare questo primo fabbisogno in circa 30.000 vaccini. Naturalmente questi 30.000 vaccini, che prima erano basati esclusivamente su questa tipologia di popolazione, in Abruzzo aveva escluso molte persone che, non essendo in situazione diciamo residenziale, ma essendo ancora in famiglia, non erano state conteggiate dalla struttura centrale, perché la struttura centrale non forniva dose in base alla popolazione ISTAT, quindi alla vera popolazione residente, ma in base alla popolazione residente nelle strutture protette. Quindi questo è stato un primo disallineamento, per cui l'Abruzzo ha avuto un numero minore di dosi rispetto all'età della popolazione, che invece da noi insiste in modo ultra ottantenne e anche centenario in modo importante. Quindi questo è stato un primo
un primo disallineamento. Però siete messi in carreggiata poi. Sì, soprattutto ci siamo messi in carreggiata facendo capire a livello nazionale che non si poteva nelle successive forniture di gennaio basarsi ancora su quello che era stato lo start-up, cioè una fotografia iniziale, sì, di una certa popolazione. Poi naturalmente cosa è successo? Questo è importante capirlo perché c'è stata una rimodulazione continua, sì, della campagna vaccinale. A seguire, metà gennaio, con l'approvazione di AstraZeneca, AstraZeneca usciva con la raccomandazione di inoculo all'under 60. Quindi non potevamo utilizzare quelle dosi per gli ultra ottantenni e allora furono shiftate per i cosiddetti servizi essenziali, quindi forze dell'ordine, autorità giudiziarie, polizia e insegnanti, quindi a qualsiasi titolo. Quindi praticamente c'è stato un impegno contestuale, oltre per quella popolazione anziana e gli operatori anche. Quindi i nostri hub sono stati subito numerosi e attivati in tutte le province, maggiormente all'inizio Teramo e Chieti, ma a seguire L'Aquila e Pescara hanno recuperato molto bene con degli hub con una capacità produttiva molto elevata, tipo l'hub che si trova a Montesilvano, Pescara, Centro Congresso e l'hub di Tirino. Quindi diciamo siamo stati subito all'altezza degli obiettivi che sono stati assegnati poi dal successivo commissario, sì, di logistica generale Figliuolo. Già Figliuolo ha fatto una cosa molto importante per stimolare, proprio come si fa proprio a livello logistico e a livello di gestione delle truppe, ha assegnato dei rigorosi obiettivi quotidiani. Il suo lavoro è stato prestato alla sanità. Degli importanti obiettivi quotidiani che dovevano arrivare a superare 500.000 dosi inoculate al giorno. Quindi addirittura ci si è arrivati in modo molto veloce, anche l'Abruzzo è arrivato con delle punte anche di 14.000 inoculazioni quotidiane e abbiamo mantenuto questo ritmo molto importante. Naturalmente la vaccinazione di massa, a differenza del trattamento individuale, espone anche a degli effetti collaterali. Perché? Perché c'è una grande variabilità individuale nei confronti di un'inoculazione di un siero, così come avviene con un farmaco o con altre attività. Abbiamo sicuramente poi avuto qualche prima defiance con alcuni cambiamenti nelle indicazioni di somministrazione. AstraZeneca, che doveva essere il vaccino degli under 60, improvvisamente è diventato un vaccino per tutti. Allora, questa vaccino per tutti, però con una valutazioni tecnico-scientifiche differenti, perché da una parte veniva sdoganato dall'organismo europeo per tutti, anche sulla scorta di EMA, anche sulla scorta di quello che era stato l'esperienza pratica anglosassone, cioè in Inghilterra AstraZeneca era stato l'unico vaccino e l'avevano somministrato a tutti, esatto, e secondo loro con delle casistiche non significative, eccesso, di effetti collaterali. Improvvisamente sono venuti fuori per alcuni lotti o per alcune inoculazioni abbiamo avuto delle reazioni avverse, molte di queste ancora sono state ricollegate alla diretta inoculazione, però abbiamo avuto delle situazioni che forse non erano di causa effetto, però che erano da tenere in considerazione, per cui abbiamo avuto blocchi di alcuni lotti e poi abbiamo avuto una rivalutazione di AstraZeneca nel giro di pochi giorni. Questo naturalmente ha generato qualche incertezza, confusione, disorientamento, paure. Disorientamento, paure, situazioni mediatiche spesso non ben controllate anche a livello di comunicazione scientifica, e naturalmente questo ha portato a un piccolo rallentamento. Con una situazione anche di, secondo noi, di valutazioni che non potevano essere relegate alle singole regioni. Quindi più volte in Commissione Salute si è discusso del fatto che su queste linee di attività si dovesse avere una linea comune anche nella gestione dell'inoculazione. Poi abbiamo avuto purtroppo questo ritorno alla non idoneità, fra virgolette, dell'inoculo dell'under 60 con il decesso della paziente ligure. Ecco. E questo naturalmente ha messo in crisi un po' la gestione, perché AstraZeneca, che comunque
era stata somministrata a qualsiasi età e che aveva previsto un secondo step di inoculazioni, ha trovato delle problematiche anche dal punto di vista della fornitura, perché trattare una seconda dose con un vaccino diverso dalla prima ha portato a un blocco dell'utilizzo di AstraZeneca. Da una parte un blocco, dobbiamo dire, anche giustamente difensivo dell'operatore, e dall'altra parte una preoccupazione del paziente. Questa cosa, che però grazie a Dio non è durata molto, questa situazione di indecisione, ha generato nei primi giorni un effetto di rinuncia dal 15 al 20%, per cui molti... In altre regioni è stato anche più alto. Molti pazienti hanno rinunciato, non si sono presentati alla seconda dose, e altri pazienti si sono presentati e hanno accettato il cosiddetto mix. Meteorologa. Quindi la somministrazione di un vaccino di diversa tipologia, come il richiamo è. Diciamo che anche su questo certezze di lunga sperimentazione non ne abbiamo, perché stiamo parlando di una vaccinazione di massa cosiddetta in tempo di emergenza, che è diversa da una vaccinazione di massa in tempo di programmazione. Anche perché sono stati approvati tutti in via sperimentale. Sì, no? I vaccini sono stati approvati in via sperimentale. La fase 3 praticamente si sta facendo quasi sul campo, quindi è tutto work in progress, e c'è una continua rimodulazione. Allo stato attuale noi abbiamo avuto informazioni che nel mese di luglio ci sarà un 5% in meno di fornitura. Quindi diciamo la fornitura si mantiene comunque molto buona, intorno ai 14 milioni di dosi in Italia, però con questa lievissima flessione, col fatto che avevamo accelerato tantissimo sulle prime dosi, quindi senza fare scorte per i richiami, ci siamo trovati con un numero di seconde dosi che insomma va ricalibrato. Però si è spostata di parecchio l'immunità di gregge, nel senso che a un certo punto cosa succede? Quando adesso bisogna anche fare delle valutazioni sia a livello nazionale ma anche a livello locale. Il momento in cui c'è una circolazione di una variante che potrebbe comunque aggredire persone che hanno ricevuto una singola somministrazione, perché sappiamo che con due somministrazioni... La variante è la Delta, la variante inglese. Delta. Sappiamo che con due somministrazioni c'è una copertura del 90% anche nei confronti delle varianti. In Inghilterra, dove hanno puntato su un'unica somministrazione su tutta la popolazione, questa variante non solo sta ricircolando, ma sta dando anche problemi di carattere clinico. Quindi l'obiettivo vaccinale sicuramente è di garantire tutte le seconde dosi. Noi abbiamo già un'ottima copertura, siamo oltre il 50% della popolazione. Quindi, e questo è molto importante. Potremmo anche valutare che nella popolazione 12-18 anni, oggi questa non potrebbe non rappresentare un grande problema dal punto di vista di obiettivo vaccinale, perché potrebbe essere spostata verso fine agosto e quindi completarla anche a ridosso dell'inizio del nuovo anno scolastico, però se le dosi arrivano noi continueremo su questo tipo di ritmo. Qualora ci dovesse essere cosiddetto shortage, cioè le scorte che si vanno a ridurre, dovremmo valutare qual è l'obiettivo principale. Certo. Sicuramente immunizzare gli ultra sessantenni con la seconda dose e da 40 anni in su anche come attività produttiva, può essere un obiettivo principale rispetto ai 12-18 anni. Quindi però sono tutte cose che noi valutiamo giorno per giorno, perché il sistema sanitario regionale non va in ferie, facciamo piccoli turni così di recupero, e quindi saremo continuamente presenti, funzionali anche in luglio e in agosto come è nostro dovere. Se lei è d'accordo facciamo vedere le slide che lei ci ha portato e che fissano un po' la situazione a ieri, mi sembra. ASL per ASL, così, eccole qua, le può mandare, può mandare in onda. Questa è la ASL numero 1, no? Sì, che è la ASL dell'Aquila, giusto? Sì, questa è la ASL numero 1, l'ASL dell'Aquila. Abbiamo fino adesso, come vedete, 154.000 prime dosi, 79.000 seconde dosi, quindi una popolazione ISTAT coperta 27%. Sì, abbiamo la seconda dose al 27%, ma abbiamo la prima dose al 52%. Sì. Quindi abbiamo già una buona copertura. Andiamo a vedere anche tutto la clusterizzazione e la stratificazione per classi di età. Se andiamo sui cosiddetti ultra settantenni, siamo all'87%.
sugli ultra ottantenni 87% e sugli ultra novantenni fino al oltre l'87%. La fascia che preoccupa di più è 50-60, è quella che è un po' indietro, dottore. Diciamo 60-70. Che la fascia è 50-60. Adesso abbiamo l'Asla e l'Aquila, però in generale è quella la fascia sulla quale bisognerebbe lavorare di più. No, dobbiamo sicuramente, oggi si dice che proteggere da 60 in su è il target. È il target. Quindi perché dobbiamo, sono quelli che si ammalano. Perché sono quelli che si possono ammalare, più, avere complicanze ed avere maggiore letalità. Quello è l'obiettivo, quindi garantire questa fascia, quindi gli ultra sessantenni, ma non dimentichiamo che anche la garanzia delle attività produttive è molto importante, in una, certo. Quindi non è solo anche il cosiddetto il blocco produttivo che poi incide anche su tante altre attività, quindi non possiamo dimenticare questo aspetto. Vediamo l'ASL numero 2. L'ASL numero 2 praticamente che viaggia... è quella di Pescara, giusto? No, l'ASL numero 2 è Chieti. È Chieti Lanciano, sì. Sì, l'ASL numero 2 è Chieti, vedete che sulla fascia abbiamo un 81% ultra sessantenni, siamo al 91% sugli ultra ottantenni e al 93% sugli ultra novantenni. Quindi abbiamo un effetto di immunità di gregge già importante, perché oltre l'80% si considera la popolazione, anche perché non si potrà mai raggiungere il 100% di una fascia di età, prima perché ci sono sempre persone non vaccinabili, sono controindicazioni, sì, sì, sì. E secondo perché ci sono persone che scelgono di non vaccinarsi, ma sono coperte dall'immunità di gregge, quindi questo è giusto. Molto importante. Altra ASL che vediamo, la ASL numero 3. L'ASL numero 3, l'ASL di Pescara, anche questa ha dei valori molto buoni, per le fasce che vanno da 60 anni in poi, quindi siamo addirittura da 60 anni in poi, va dal 79 addirittura al 92% degli ultra novantenni, e quindi questo è molto, qui c'è un bias statistico, c'è il 101%, evidentemente sì, sì, sì. C'è uno che si è vaccinato due volte. C'è qualcuno che sa, sì, sì, sì. E comunque diciamo che questo è un risultato molto buono, perché mediamente l'Abruzzo ha superato il 50%, sì. Già da una settimana, e ha un 53 medio con questi cluster, ma addirittura se vedete noi abbiamo una fascia di a Pescara 17-19, quindi abbiamo stratificato molto lì, che stanno intorno al 50%, e c'è stata un'ottima adesione. Questo è l'effetto degli esami di maturità, perché abbiamo vaccinato proprio in funzione degli esami di maturità. Quando AstraZeneca era per tutti, sì. No? C'è stata quell'ondata di entusiasmo, allora, dei ragazzi. Allora, capisco tutto quello che avviene a livello mediatico, a livello poi di dibattito tecnico-scientifico, però la cosa più importante quando si somministra un siero, un farmaco, è capire se questo paziente ha una storia clinica, sì, che possa controindicare quell'assunzione. Quindi importante, io credo molto l'anamnesi, no, che bisognerebbe, quindi abbiamo in effetti fatto un accordo con i medici di famiglia dove abbiamo dato un incentivo ai medici, oltre che per l'inoculazione, anche per il cosiddetto la cosiddetta gestione dell'attività clinica del paziente, perché chi meglio del medico di famiglia conosce la storia clinica del paziente? Ma infatti dovrebbero essere loro a vaccinare. Soprattutto sulla fragilità e sulle situazioni di cronicità o di patologie, loro, gli specialisti che hanno in cura questi pazienti, dovrebbero garantire e favorire la scelta migliore per quel paziente. L'incidente che c'è stato su AstraZeneca è avvenuto su un cosiddetto open day di vaccini, su una ragazza che si è presentata, che in modo così autonomo ha compilato un modulo di adesione dove si va anche a registrare. Purtroppo non tutte le persone sono in grado di fare l'autodiagnosi, perché insomma qui parliamo di autodiagnosi, quindi sicuramente ci vuole una certa accortezza da parte del curante, anche per fare da consulente. Dovrebbe essere, ecco, vero. Forse se questo modulo viene un po' preventivamente riempito anche su con la collaborazione del medico di fiducia, ci può garantire meglio da questi incidenti. Assolutamente d'accordo. Sì. Altra slide che mostriamo è l'ASL di Teramo, che mi sembra anche quella che sta andando meglio, no, dottore? Sì, diciamo che l'ASL di Teramo è partita subito bene, quindi
Poi a Nasi Terme c'è il coordinatore, quindi il coordinatore molto attivo, molto presente, sta lavorando molto bene anche con le piccole comunità, quindi perché sapete che l'Abruzzo ha tantissimi piccoli comuni e lì abbiamo avuto l'ausilio e il conforto del generale Figliuolo attraverso l'esercito che ci ha permesso di raggiungere i piccoli comuni, sì. E in quelle realtà addirittura vaccinare senza lo sbarramento delle classi di età, cioè nel senso che quando si va a un piccolo comune si cerca di immunizzare tutti, per non, altrimenti medici, si perde il valore. Con le camionette che sono andate in giro per la Bruzza. E quindi insomma, questo è stato un grande aiuto. Comunque vedete anche qui addirittura abbiamo un target medio che passa da 53 a 60, quindi molto buono. Molto buono. Poi abbiamo la ASL. No, abbiamo viste tutte, abbiamo il totale. Il totale medio regionale è 53,35. Quindi sulle seconde dosi siamo già al 25. Se non ci saranno grandi sorprese di forniture, perché in questo momento abbiamo anche un'altra situazione da definire, che è Johnson & Johnson. Allora, Johnson & Johnson, pur essendo un vaccino adenovirale come AstraZeneca, non ha avuto una limitazione tecnica. È l'unico monodose che è sul mercato. Sotto i 60, ma comunque se ne consiglia l'utilizzo con una valutazione da parte del comitato etico locale. Quindi noi abbiamo anche iniziato questa interlocuzione, abbiamo chiesto dei quesiti ai comitati etici regionali per valutare l'opportunità di utilizzo di Johnson anche nella popolazione under 60, in situazioni particolari. Però Johnson Day che sono stati fatti sono stati un po' un flop, no, dottor Damario? Non hanno riscosso tanto successo, nonostante sia l'unico vaccino monodose, uno se lo fa e si toglie il pensiero. Ecco, perché appunto tutta questa un po' eccesso di informazione ha generato disinformazione. Molti hanno sicuramente assimilato, essendo un vaccino adenovirale identico come metodologia di produzione all'AstraZeneca, molti hanno pensato che essendo una monodose potesse avere una quantità ancora più importante di antigeni e quindi c'è stata questa. Però è anche vero che questo vaccino potrebbe essere utilizzato non per motivi di differenziazione sociale, ma per motivi di gestione dell'immediatezza, sì. Ad esempio nel caso di nomadismo, in situazioni di migranti che possono arrivare e quindi poi non sappiamo come possono girare nel paese, no? E quindi immunizzarli con un'unica dose anche per garantire poi una certa situazione di diffusione virale. Quindi potrebbe essere un vaccino o di attività produttive particolari, quindi insomma è un vaccino da valutare, sì. Sempre mettendo in relazione il rischio-beneficio laddove il comitato etico ci darà la possibilità e quindi di utilizzarlo anche bene in un contesto che invece porterebbe a un rischio di mancata vaccinazione, perché dobbiamo capire se non vaccinare alcune persone, io penso ai senza fissa dimora, sì. Tante persone invisibili. È una popolazione che noi non percepiamo, ma che in un processo di riattivazione pandemica possono avere un ruolo molto importante. Tutti quelli che hanno rifiutato la vaccinazione eterologa, adesso credo che ci sia un ritorno empatico verso AstraZeneca, sì, subito dopo il caso di quella ragazza poverina della Liguria, si sono un po' staccati tutti da AstraZeneca, lo rifiutavano un po' tutti. Adesso sembra che ci sia un ritorno empatico, dico io, verso AstraZeneca, tant'è vero che lo chiedono in tanti. Chi potrebbe fare il mix come seconda dose pretende di farlo con AstraZeneca. Allora, tutti quelli invece che hanno rifiutato il mix lo devono fare con consenso informatico del proprio medico, possono rifiutarsi e basta? Allora, così come ha detto anche il Presidente Draghi, AstraZeneca, per coloro che ne fanno richiesta, siccome a tutt'oggi non è, pur essendoci ancora una forte raccomandazione, sì. Però esce come un vaccino che può essere somministrato. L'EMA non ha ritirato questa integrazione. È l'AIFA che ha condizionato. È l'AIFA che ha chiesto questa integrazione con le valutazioni di un comitato etico.
e anche la CTS, quindi soprattutto la CTS, chiedo scusa. Comitato Tecnico Scientifico. Tecnico Scientifico. Come ben capite, quando accadono certi eventi c'è anche un atteggiamento difensivo, no? Nel senso che sotto il profilo della responsabilità medico-legale, no? Quindi noi non possiamo lasciare i nostri medici inoculatori in una situazione di incertezza. Quindi da una parte c'è una libera scelta da parte del cittadino, quindi che si vuole risottoporre allo stesso tipo di vaccino, col consenso, ma anche l'utilizzo del mix va sottoposto a consenso, perché la stessa AIFA quindi dice che praticamente quando si utilizza un vaccino in modo diverso da quello che sono le indicazioni della ditta produttrice, quindi dell'azienda farmaceutica, questo vaccino segue altre tipologie di consenso, quindi la 648, che è come se ci fosse un utilizzo al di fuori delle linee guida, e quindi anche questo va autorizzato con un consenso. Quindi, se diciamo, io rifiuto, devo dimostrare con il consenso, allora, del medico. Se rifiuto ad esempio la vaccinazione eterologa, mi posso rifiutare e basta? Sì, si può rifiutare e basta, perché questa è una vaccinazione volontaria, non è una vaccinazione obbligatoria. Quindi se il cittadino non si vuole sottoporre, rimane nella sua completa libertà. Un over 60 vaccinato prima dose con AstraZeneca può fare il mix, se lo chiede? Allora, un over 60 non dovrebbe fare il mix. Dovrebbe poter liberamente. E guardi, ci dovrebbero essere delle indicazioni, delle controindicazioni, però qui. Quindi non siamo solo noi che confondiamo. No. L'over 60 che ha avuto la prima vaccinazione con AstraZeneca deve continuare con AstraZeneca, perché l'indicazione, quella addirittura, è quella elettiva. Certo. Alla luce dei dati che abbiamo anche commentato prima, quando eravamo sui 12.000, 13.000, 14.000 vaccini al giorno, anche con giornate record, avevamo fissato l'immunità di gregge per la nostra regione intorno al 18-20 di agosto. Invece con l'andamento di questi giorni siamo arrivati alla fine di settembre, che siamo sempre comunque in regola con i tempi fissati dal generale. Io vorrei ricordare che con l'assessore e il presidente Marsiglio avevamo già nell'ordinanza numero 1 fissato che noi l'obiettivo era quello di coprire la popolazione al 30 settembre. Quindi avevamo fatto una previsione precisa, perché noi ci eravamo basati praticamente su un'immunità all'80%, quindi avevamo fatto l'80% della popolazione, quindi circa 1 milione di persone da vaccinare, e poi una doppia inoculazione, quindi non neanche abbiamo pensato al vaccino monodose, quindi abbiamo detto dobbiamo fare 2 milioni di inoculazioni. Esatto. Abbiamo visto, diviso per il numero di giornate, una gestione media di 10-12 mila vaccini, e il nostro target temporale era la fine di settembre. Poi con l'accelerazione del commissario Figliuolo e del generale Figliuolo, avendo una grande disponibilità, avendo ormai dei centri vaccinali molto molto performanti, abbiamo aumentato e abbiamo avuto la sensazione di poter fare molto prima. Adesso i target, diciamo, molto buoni del mese di giugno, e quindi della prima parte del mese di giugno, non è che non li raggiungiamo perché non abbiamo efficienza, ma perché alcuni non si presentano. Ci sono stati dei disguidi di vario tipo, un po' c'è stato l'abbandono di AstraZeneca, un po' c'è stato il timore del mix, e quindi un po' l'incertezza, quindi questo ha generato una riduzione della quota quotidiana, giornaliera. Quindi diciamo che il sistema potrebbe da domani ripartire e arrivare nuovamente a 14.000 inoculazioni. C'è un altro problema, che noi abbiamo lavorato con minime scorte, nel senso che non abbiamo fatto scorte perché il governo ci garantiva un approvvigionamento molto. Sempre, se non sbaglio, un 30% di scorte. Non abbiamo fatto più scorte perché ci garantivano delle forniture molto alte. Cosa è successo? E questo non per colpa né delle regioni né del governo, ma per una serie di joint procurement, cioè di procurement europeo, che Pfizer non riesce più a garantire un po' quello che aveva promesso. E quindi con questo
ci potrebbe essere delle rimodulazioni di riforniture. Anche perché poi AstraZeneca non consegnava, con ecco. AstraZeneca non sono stati quindi, rinnovati i contratti, quindi allora, si è tuffati. In regione si vive con le mail che arrivano alle 10 di sera fra AIFA, AstraZeneca, rimodulazione, commissario, logistica, ripartizione, ricomposizione. Quindi c'è un fervore di lavoro e in più da circa un mese sono cominciate tutte le trattative con coloro che dovrebbero essere in una futura vaccinazione stagionale, perché dobbiamo capire che anche dopo la seconda dose, se si va verso una vaccinazione stagionale, questo è molto importante, soprattutto nei confronti per il futuro degli ultra sessantenni, perché dobbiamo capire come evolverà questo quadro nosologico, sarà importante avere dei partner, tipo il medico di famiglia, il pediatra e i farmacisti, e gli specialisti ambulatoriali che si possono prendere questo impegno per i prossimi anni, perché non possiamo tenere più impegnate le nostre strutture ospedaliere e deviare le risorse sulla vaccinazione. C'è da pensare a tante altre patologie. Abbiamo una serie di patologie che dobbiamo riprendere in carico. Giulio dalla redazione mi segnala che è arrivata una mail, prima però le voglio chiedere questo. I termini per il raggiungimento dell'immunità di gregge potrebbero essere ulteriormente dilatati, allungati, cioè potrebbero essere le varianti a far saltare il banco. Perché le dico questo? Perché leggevo un'intervista al fisico dell'Università di Trento, Roberto Battistone, che tra l'altro ci coglie sempre, ci prende abbastanza con le sue previsioni, che dice che con la variante indiana, con la variante delta, l'immunità di gregge potrebbe arrivare, potrebbe esserci la necessità di vaccinare l'88% della popolazione. Secondo lei è una previsione troppo dilatata? Allora, io non sono mai stato molto rigido con le date, perché penso che la vaccinazione di massa è una vaccinazione che va rimodulata continuamente in base a tante variabili. Le varianti biologiche, le casistiche della popolazione, le valutazioni su alcune situazioni come gli effetti collaterali, la disponibilità dei vaccini, la produzione, quindi parlare oggi di campagna vaccinale è una materia molto complessa. Sicuramente potremmo, più che avere un obiettivo di una data precisa, andare avanti lunghi finché non copriamo almeno con due dosi oltre l'88%, io sarei magari, di prolungare magari. E di arrivare, e se dovessi fare una scelta, sicuramente la popolazione adolescente la lascerei in coda in termini di priorità, quindi dai 12 ai 18 anni. Sì, nonostante perché, la ripresa dell'anno scolastico? Sì, ma la ripresa dell'anno scolastico, intanto stiamo parlando di settembre, io sto parlando di quello che faremo a luglio fino al Ferragosto. Se dovessi fare una scelta di priorità, preferirei completare le seconde dosi di quelle categorie e contestualmente portare avanti le prime dosi. Mi sembra. Ecco. Vado da Gigliola che. No, Gigliola è al telefono, quindi non va. Sì, Gigliola, vai Gigliola. Sì, ci scrive Giovanni e dice: salve, un under 40 per intraprendere un rapporto di lavoro con pochi rischi Covid potrebbe chiedere la somministrazione del vaccino dose unica Johnson & Johnson? Allora, questa è una bellissima domanda, perché questa stessa valutazione, in conseguenza di quello che è stato il parere della CTS nei confronti di Johnson & Johnson, noi ci siamo riuniti sabato sera con tutto il Comitato Tecnico Scientifico Regionale e abbiamo praticamente chiesto ai comitati etici provinciali, noi ne abbiamo due a livello regionale, uno chiede Pescara e l'altro l'Aquila Teramo, proprio di condividere la possibilità di utilizzare il vaccino monodose in certe situazioni. Una di queste situazioni per me potrebbe essere proprio la categoria del mondo del lavoro con una elevata e accurata valutazione anamnestica della persona da vaccinare. Cioè, sicuramente sappiamo oggi che alcune situazioni che favoriscono
il fenomeno trombosi sono ad esempio la somministrazione di farmaci a contenuto ormonale nella donna, sono una familiarità, e sono pregressi episodi di tromboflebite anche banali. Quindi sicuramente io, Johnson & Johnson, sarei, però questo va valutato in un contesto tutto sommato, dell'idea di poterlo somministrare con un'accurata selezione anamnestica dei pazienti. E qui, ripeto, è fondamentale la scheda del medico di famiglia. Del medico di famiglia, oppure sì, quei 10-15 minuti di colloquio, sì, di colloquio con il medico che, sì, ti deve vaccinare, sì, che magari, sì, con un po' di pazienza e capacità. È anche vero che adesso sta cominciando l'ipotesi che le aziende produttive più grandi, quelle con un numero di dipendenti superiore a 50, di organizzare nell'ambito del welfare aziendale anche un centro vaccinale dedicato. Certo. Gigliola, forse c'è una telefonata per il dottor Damario. Sentiamo chi c'è dall'altro capo del telefono. Pronto, alle 8? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama? Da Francavilla al Mare. Buonasera. Prego. Sì, dunque io volevo porre una domanda. Si sta parlando di immunità di gregge, se ne parla da mesi ormai, e a me, da cittadino comune che segue un po' la situazione epidemiologica, mi pare di capire che il concetto di immunità di gregge lo si abbini alla percentuale della popolazione vaccinata. In realtà sappiamo, o almeno a me così pare di sapere, che il vaccino non ha un'efficacia standard per ogni soggetto. Potrebbero esserci soggetti che effettivamente, grazie al vaccino, producono degli anticorpi. Chi non li produce? Chi li produce per un quantitativo di tempo inferiore o per un numero inferiore? Allora io dico, quando parliamo di immunità di gregge, non sarebbe necessario proporre, incentivare la popolazione vaccinata a fare dopo un tempo tot un prelievo ematico quantitativo per verificare se ha degli IgG o piuttosto ancora degli IgM, sì, e monitorare periodicamente questa situazione? Perché io credo che il concetto di immunità sia legato all'effettiva produzione di anticorpi nella popolazione, non al dato meramente statistico della percentuale di popolazione che ha fatto il vaccino. Perché molto spesso ci si incontra con cittadini i quali ritengono che l'aver fatto il vaccino li renda automaticamente immuni. Libero. E sappiamo che non è così per tutti. Sentiamo la risposta del dottor Damario. Intanto grazie per la sua domanda. Grazie, dottor, per la domanda, è molto interessante perché ci pone di fronte alla specifica scientifica della differenza fra immunità individuale e immunità di massa. Sono due cose completamente diverse. A livello di immunità individuale io posso fare quello che dice lei, un dosaggio degli anticorpi, anche se questo dosaggio spesso non c'è una chiara corrispondenza fra livello di anticorpi e capacità di risposta di fronte a un virus che si ripresenta, perché l'immunità non è solo qualcosa legato agli anticorpi, ma tutta una serie di altre situazioni di difesa che l'organismo, perché ci sono delle cellule immunocompetenti, ci sono una serie di fattori tissutali, quindi c'è tutta una serie di cose che influenza l'immunità. E quindi variano da soggetto. E variano da persona a persona. Per cui io potrei avere anticorpi non molto alti, ma una grande capacità di resistenza. Questo ci spiega per cui delle persone sono venute a contatto con il virus, non si sono neanche ammalate e hanno avuto addirittura sintomi banali o ininfluenti. Sono quelle persone che addirittura hanno avuto contatto con il virus e non hanno neanche sviluppato gli anticorpi perché hanno una resistenza naturale. A livello invece di immunità di massa, che è una disciplina molto diversa da quella individuale, si standardizza per un'immunità di gregge la doppia dose che è stata scientificamente provata per garantire almeno una copertura al 90%. Questo che significa che è diverso perché nel momento in cui io ho vaccinato due volte con un vaccino la stessa persona,
devo dare atto che quella persona abbia raggiunto al 90% uno stato di immunizzazione e di protezione. Basta fare un sierologico. Quindi il sierologico, che qui non dimentichiamo che è già stato fatto prima, vi ricordate l'indagine Istat per capire che l'ho gestita a livello regionale, e addirittura i pazienti si sono rifiutati, i pazienti abruzzesi, di fare il dosaggio gratuito nazionale perché avevano paura di entrare in quarantena o altre cose. Quindi per dire, quindi è molto difficile realizzare un dosaggio anticorpale di massa, oltre che non sostenibile economicamente. Questa ipotesi però che lei giustamente suggerisce, sicuramente stiamo pensando di ipotizzarla nell'ambito della sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari, per vedere se tutti gli operatori sanitari che hanno ricevuto le due dosi hanno un livello di protezione che gli permette di stare in ospedale con tranquillità anche di fronte a un ritorno del virus. Indubbiamente l'idea di fare una valutazione dello stato anticorpale ce lo potremmo porre o riproporre a livello nazionale dopo la seconda dose, in proiezione di un'eventuale terza dose. Quindi questo è il nostro punto di vista. Quindi grazie però per la domanda, che è stata molto stimolante. Grazie al nostro telespettatore, e tra poco devo andare in pubblicità. Allora, immunità di gregge l'abbiamo trattata, efficacia dei vaccini sulle varianti, l'abbiamo detto anche prima, sì. È quella che preoccupa è la Delta, poi magari parleremo anche della Delta Plus. Abbiamo sotto davanti agli occhi quello che sta succedendo in Inghilterra, no? Lo ricordava anche lei prima, diventerà dominante quest'estate, dottor Damario, sostituirà ad esempio l'inglese, che oramai è la variante più comune, no? Con percentuale di diffusione altissime, 80-90%. Ma allora, a livello biologico, che cos'è una variante? È un adattamento di un virus nei confronti dell'ospite. E è normale che un virus dopo un certo numero di replicazioni subisce delle variazioni, soprattutto quando interagisce con etnie diverse. Quindi le varianti che hanno interagito nel mondo africano, nel mondo del Sud America, hanno generato delle mutazioni. Questa variante indiana in questo caso. Sì, la variante indiana, come la variante inglese che veniva dal mondo anglosassone, quasi sicuramente la variante inglese si è generata in seguito alla somministrazione di massa del vaccino, che di per sé non ha immunizzato in modo completo, ma comunque ha stimolato una difesa da parte del virus. Quindi la variante inglese potrebbe essere stata proprio una determinata da quella vaccinazione repentina, certo, efficace, però in singola somministrazione. Adesso l'Inghilterra, purtroppo, che aveva pensato di aver raggiunto l'obiettivo precocemente, si ritrova invece con una sola somministrazione che sappiamo che non copre oltre il 40%. Rispetto a una variante o rispetto a un ritorno virale. Quindi la popolazione inglese in questo momento è esposta. Cosa possiamo suggerire noi? Noi siamo certi che con una doppia vaccinazione possiamo gestire nel 90% dei casi, in modo senza sviluppare malattia, anche le varianti. E in quella percentuale che rimane, che potrebbe ammalare, comunque le conseguenze non sarebbero letali. Quindi questa è una grande garanzia. Quindi copertura dall'infezione, e qualora si sviluppasse l'infezione, una tutela di riduzione quasi totale delle situazioni letali. Poi la certezza non esiste, però l'obiettivo nostro è la seconda vaccinazione, la seconda inoculazione. La diffusione delle varianti, sembra che entro agosto l'indiana diventerà dominante in Europa dal 70-90%. Allora, vediamo cosa combatte con il sequenziamento. Ma in effetti vediamo cosa è successo con la variante inglese. Quando è entrata nello scenario, e qui c'entra di mezzo varie cose, il turismo, i voli internazionali, gli spostamenti, e ha spiazzato di fatto quella che esisteva, perché la variante è geneticamente più forte e prende il sopravvento con la diffusione, e quindi va a spiazzare il ceppo precedente. Quindi è molto verosimile che questa variante è il virus che fa il suo lavoro, no? È il virus che è il nuovo, sarà sullo scenario. Noi abbiamo fatto una cosa molto importante, abbiamo avuto un riconoscimento a livello nazionale, quello di iniziare in modo precoce, quando ci fu
il ceppo inglese, la tipizzazione genomica delle varianti. Noi allo stato attuale abbiamo una gestione della tipizzazione genetica attraverso il centro di diagnosi molecolare di Chieti e lo zoo profilattico e addirittura di Teramo, siamo stati presi come punto di riferimento internazionale e qui siamo stati una best practice, cioè un'ottima pratica di gestione delle varianti, e questo ci dà garanzie di capire come, se li studiamo, come si sta diffondendo la variante nella nostra regione. Certo. Questo è molto importante. Beh, insomma, fino a ieri ne sono già stati abbiamo cinque casi dello zoo profilattico. Allora, però la gestione delle varianti, la tipizzazione, deve essere affiancata da un contact tracing di tipo molto aggressivo, cioè laddove troviamo delle persone che hanno ceppo, la variante, anche se pauci sintomatiche, quindi non da ospedalizzare, vanno isolati tutti i contatti nei 14 giorni precedenti e vanno segnalati alle autorità di altre regioni qualora queste persone siano state o in altre regioni o provengano da altre regioni. L'anno scorso forse c'era maggiore rigidità da questo punto di vista. Ma noi non dobbiamo perdere questo metodo. Ci siamo un po' sbracati da questo punto. Guardate che laddove noi ci siamo stati capaci di arrivare in zona bianca e pescare, è passata da zona rossa drammatica alla migliore zona bianca d'Italia, proprio perché ha messo in piedi un contact tracing molto efficace e un lockdown molto duro, perché con lockdown che è di 3 volte il tempo di incubazione, il virus non ha più modo di trasmettersi. Vedo Gigliolo al telefono, non so se c'è. E anche i lockdown selettivi chirurgici, perché noi abbiamo fatto delle zone rosse selettive, discutendo molto con i sindaci la sera quando andavamo a chiudere alcune comunità. Se fosse stato sindaco anche lei probabilmente però la discussione è stata sempre molto positiva, perché l'obiettivo era la sanità pubblica. Certo. Abbiamo un'altra telefonata, mi fa segno Gigliola, sì? Pronto Rete 8? Grazie, pronto. La ringrazio. Pronto? Pronto dottore, buonasera. Buonasera a lei, da dove chiama signora? Da Chieti. Prego. Io volevo sapere una cosa dal dottore. Allora, mio marito ha preso 1 anno e mezzo fa la TBC. Quindi sta proprio un peso molto signora, non abbiamo capito. Aspetti, suo marito 1 anno e mezzo fa? Ha preso la TBC. TBC. TBC, ricoverato per un mese e mezzo. Dopo di ciò, questo mio marito c'ha i polmoni giustamente malmessi e ha fatto AstraZeneca. Volevo chiedere al dottore se ha fatto bene a fare AstraZeneca. Poi volevo chiedere anche al dottore, che abbiamo saputo che dietro aperta un professore che lo tiene in cura e tutto quanto, che a mio marito gli spettava un indennizzo per questa malattia ogni giorno che è stato ricoverato. Ha capito? E come mai non ce l'hanno detto? Signora, non abbiamo capito. Spettavano a suo marito un indennizzo per questa malattia, ma non me l'ha detto uno a caso. Me l'ha detto una persona competente. Allora andiamo con ordine. Intanto ha fatto bene intanto a fare AstraZeneca. Voglio sapere se ha fatto bene a fare AstraZeneca. Sì. E se deve continuare a fare AstraZeneca. Sì. Ha fatto una dose poi, fino adesso. Sì. Una dose ha fatto. Sì, ma con calma se la prendono. Perché secondo me mio marito doveva rifare subito un altro vaccino, diciamo, no? Non dico a distanza. Quanti anni ha suo marito, signora? C'ha quasi 70 anni. Quasi 70 anni. AstraZeneca oggi ha la sua maggiore indicazione nell'ultra sessantenne, quindi anche perché diciamo, i fenomeni cosiddetti di reazione infiammatoria e trombotica sono molto più sviluppati nell'età giovanile, quindi come reazione. Quindi sicuramente una seconda dose di AstraZeneca è quella più indicata in questo caso. Certo. Anche perché non andrei a cambiare con l'mRNA. Neanch'io. Soprattutto perché c'è presente un altro un batterio come quello della TBC, che è un batterio che ha una serie di implicazioni immunologiche anche. Invece sulla seconda domanda che le faceva questa signora, le risulta che per quella malattia doveva essere corrisposta un'indennità? Aveva diritto a un'indennità. Allora, stiamo parlando dell'indennizzo per la TBC, signora? Sì.
Ma ci sono delle situazioni di, così, di, queste derivano dall'ex diciamo, modello organizzativo dei dispensari, e quindi ci sono delle situazioni così, che vanno valutate anche in sede di commissione di invalidità. Non so se lei questa cosa, suo marito... Ah, oh, sì, sì, l'ho fatto, sta bene. E sta benissimo mio marito. No, no. Però dovevano fare la domanda all'ospedale. È l'ospedale che doveva fare la richiesta. Io so. No, allora, ci sono delle diciamo, come l'ho detto, c'è una legislazione che deriva dall'istituzione dei dispensari che prevede una specie di benefit, di diciamo, di situazioni di integrazione, di assistenza, che però sono regolate da queste norme che io attualmente, che sono tipicamente gestite dai tisiologi, dai pneumologi, quindi per questa tipologia, non so se lei è stato ricoverato in un reparto di pneumologia, in un reparto con isolamento. In isolamento totale. Sì, lo so, perché è una patologia che richiede fino all'eradicazione. Ma chi lo doveva chiedere, il paziente o eventualmente il reparto? Ma il paziente è ignorante in materia. Era il reparto che doveva dire: guardi che bisogna fare questo, guardi, questo. Guardi, purtroppo molte di queste cose, l'invalidità, le attività di questo tipo, i riconoscimenti, vanno tutti gestiti attraverso quello che è la struttura di medicina di famiglia. Che, sì, perché c'è l'ospedale non ha colpa, allora l'ospedale dovrebbe pensare alle cure. E il poi, medico di famiglia, tutto ciò che riguarda l'indennizzo, il trattamento diciamo accessorio, fanno parte di una situazione, diciamo, doveva essere il suo medico di famiglia. La devo congedare, signora, perché devo andare tassativamente in pubblicità. Però lei, l'importante è che lei adesso su questa cosa, siccome c'è una grande assistenza anche da parte dei CAF, dei centri patronati e tutto il resto. Guardi, abbiamo chiesto al CAF. Signora, devo andare in pubblicità, sono già fuori. Lei non è segua che perde, i consigli del dottor Damani. Lei non perde il diritto a questo indennizzo. E come faccio? Il CAF mi ha rifiutato. Cioè, il CAF ha detto che... Vabbè, non glielo posso spiegare. Va bene, segua i consigli del dottor Damani. Però guardi, utilizzi il suo medico di famiglia, c'è un modulo di richiesta e quindi poi si rivolge al CAF, perché non è una pratica più... Non sono scaduti i termini adesso. Ha detto il dottor Damario che non scadono. No, guardi, se non sei stata informata lei, dottore, può dire che è venuta a conoscenza. Signora, devo andare in pubblicità, mi scusi. Rieccoci di nuovo in diretta da studio per la seconda e naturalmente ultima parte di questa puntata di Pronto Medicina Facile, dedicata, come leggete in grafica, all'anno e mezzo di pandemia che ci siamo lasciati alle spalle. Bilancio e prospettive, ne stiamo parlando con il nostro ospite, il dottor Claudio Damario, direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo. C'è una telefonata per lui, do subito spazio a questa telefonata, credo. Gigliola, no, sta parlando con il nostro telespettatore. Sì, mi sta facendo segno di sì. Allora diamo spazio a questa telefonata. Pronto, Rete 8? Pronto? Buonasera, sono Gabriele da Manoppello. Buonasera Gabriele, prego. Sono 80 anni, ho fatto la prima dose del vaccino il 6 marzo, la seconda dose il 6 aprile, la Moderna, e adesso ho fatto il 4 giugno ho fatto il prelievo IgG quantitativo e il risultato 400, volevo sapere se è un buon risultato o no. Lo promuoviamo il nostro amico Gabriele di Manoppello, dottor Damario, è un buon risultato? È un ottimo risultato, sì, è un livello di 400 di immunoglobuline col metodo quantitativo, è un livello di grande, diciamo, sicurezza, quindi diciamo che il vaccino ha funzionato molto bene. Nel suo caso ha avuto una buona risposta immunitaria, quindi una buona copertura. Bravo Gabriele, bocca al lupo per tutto. Altra Grazie. Telefonata? Può essere anche di più. Può essere anche di più? Il risultato?
può essere anche di più il risultato, ha detto io ho fatto 4 no, gente. No, diciamo che adesso non è che siamo sopra... già sopra 100 è una situazione di immunizzazione. Beh, 400 diciamo. Sì, quindi buono. Si accontenti, ha fatto un ottimo risultato, Gabriele. Grazie. Grazie a lei. Serata. Altra telefonata, mi fa segno Gigliola. Pronto, Rete 8? Pronto. Sì, buonasera. Sono Di Fabio. Senta, io volevo chiedere, sì, da dove sono chiama? Stato vaccinato all'estero, in Europa, in sì. Romania, doppia per... Come? Le chiedevo da dove telefona. Da Nocciano. Ah, mi scusi, prego. Sono stato vaccinato all'estero, in Romania, dopo vaccinazione Pfizer, sin dal 28 aprile, però ho fatto anche una pecca alla ASL. Non riesco a capire come devo fare a farmi riconoscere la certificazione in Italia. Dottor Davanti. Cioè lei ha fatto la prima vaccinazione in Romania, giusto? Entrambe le vaccinazioni in Romania, la seconda il 28 aprile. Ma lei attualmente è residente qui in Italia? Io sono residente in Italia, mi capita di dover andare in Romania per lavoro, siccome lì la gente non fa il vaccino perché ha paura, c'è la possibilità, me lo sono fatto di notevole anticipo rispetto a quando potevo farlo in Italia. Quindi ho la doppia vaccinazione, la certificazione in rumeno e in inglese che ho fatto la vaccinazione, eccetera. Ma lei ha quindi il rilascio di queste due certificazioni, ce l'ha con lei? Sì, sì, ce l'ho, ho mandato la PEC anche all'ASL, ho fatto gli anticorpi qui in Italia, tutto. Sì, guardi, lei sa che c'è tutto un sistema cosiddetto SPID che poi arriva a casa un po' il Green Pass attraverso il Ministero della Salute. Purtroppo questi primi Green Pass che stanno arrivando in modo automatico sono Green Pass legati alla piattaforma, diciamo, alla piattaforma Poste e alla registrazione sulla prima piattaforma, diciamo, che aveva messo in piedi il commissario Arcuri. Io le consiglio di fare una PEC alla regione, quindi al Dipartimento Salute, così attraverso il nostro informatico di riferimento troveremo la soluzione. Io l'ho già fatta la PEC già 15-20 giorni fa. Ma l'ha fatta al Dipartimento Salute? La farla al Dipartimento Generale. No, il dottor Damario le consiglio di farla, di mandarla al Dipartimento Salute. Salute, così andiamo a interloquire con la struttura nazionale, va bene? Perfetto. Quindi fa la PEC, Dipartimento Salute, e attraverso poi il nostro referente informatico regionale che coordina tutte queste attività troveremo la soluzione, va bene? Grazie al benissimo, nostro amico. Grazie a lei. Altra telefonata, mi fa segno Gigliola. Pronto, Rete 8? Pronto? Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Antonio da dove chiama? Grazie. Da dove chiama? Antonio da Teramo. Allora, vorrei un consiglio al dottore Damario. Siccome mio figlio ha fatto la prima dose di vaccini il 12 di maggio, dovrebbe fare il richiamo 27 luglio. Il ragazzo ha 24 anni e la prima dose è stata AstraZeneca. Sì. Il dottore che consiglia di rifare AstraZeneca oppure un mix? Grazie. Sì, allora, allo stato attuale per il giovane, diciamo, che ha avuto AstraZeneca under, quindi molto giovane, stiamo parlando di under 30, è consigliato il mix allo stato attuale. Invece viene lasciata, insomma, però su richiesta e quindi col consenso potrebbe anche richiedere di fare AstraZeneca. Quindi questa è la situazione attuale. C'è una raccomandazione a fare il mix, però non c'è un diniego nei confronti di una richiesta per AstraZeneca. Naturalmente, in questo caso, come ho detto anche prima, il suo medico di famiglia che è in grado di escludere familiarità o problemi di vario titolo, se il ragazzo è sanissimo, non ha nessun tipo di fattore di rischio, può tranquillamente scegliere di inoculare la seconda dose di AstraZeneca. Grazie dottore, bocca al lupo al nostro amico di Teramo. Gigliola mi fa segno che c'è un'altra telefonata. Pronto, Rete 8? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Di Scara. Sì, prego. Salve, dunque, io sono un paziente, sono stato male di Covid più di un mese a casa, mi sono curato
a febbraio e mi hanno fatto adesso, ho 48 anni, mi hanno fatto come vaccino Pfizer, l'ho fatto circa 10 giorni fa. Volevo sapere dal dottore, loro mi hanno detto dose unica, se dovrò fare anche i test per vedere gli anticorpi e la copertura che potrei avere da adesso fino a 4 mesi. Io lavoro in un ufficio pubblico, tutto sì. Qui. Grazie dottore, buonasera. Grazie. Allora, come ben sa, chi ha avuto, diciamo, ha contratto l'infezione Covid, può fare una dose sola entro i 6 mesi dallo sviluppo della sintomatologia e comunque in questo caso, come diciamo valutazione individuale, si potrebbe all'incirca dopo 30 giorni da questa inoculazione sottoporsi ad un dosaggio quantitativo dell'IgG anche per valutare lo stato di immunizzazione. Grazie dottor Damario, altra telefonata mi fa segno Gigliola, sì, pronto Rete 8? Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama signor? Da Chieti. Sì, prego. Intanto complimenti per questa trasmissione perché è favolosa, io grazie. La seguo sempre. Grazie, volevo chiedere al dottore, siccome ho una figlia che è incinta, è stato interessante, 3 mesi, al terzo mese si trova e ha 43 anni, che devo fare? Glielo devo far fare il vaccino? E non ancora fa nessun tipo di vaccinazione? No, niente. Allora, il vaccino, come sa, non è controindicato nella donna in stato interessante. E comunque, in questo caso, seguendo diciamo, le raccomandazioni sia AIFA che CTS, dovrebbe fare un vaccino a mRNA, quindi di tipo Pfizer o Moderna. Insomma. E, quindi insomma, non ci sono controindicazioni. Diciamo tutto nascituro sta tranquillo, sta tutto sotto controllo. Nascituro sta tranquillo, la nonna è preoccupata. Allora, perché lei non lo vuole fare. Sì, allora intanto come le ripeto è un vaccino volontario, quindi la cosa più importante è la disponibilità e anche il desiderio di una persona di sottoporsi ad una vaccinazione. Diciamo che studi, come abbiamo detto dall'inizio, studi molto robusti e consolidati su queste casistiche non ce le abbiamo ancora, perché quindi è un consiglio che si può dare. No? Utilizziamo anche un po' quello che è la conoscenza generale ed il buon senso. Non c'è controindicazione, la stessa cosa che noi facciamo con il vaccino, ad esempio, per l'influenza. Noi le donne in gravidanza le vacciniamo. Proprio perché è fortemente raccomandato, quindi anche questo, se noi seguiamo diciamo la similitudine che è un virus respiratorio, consigliamo comunque la vaccinazione, perché comunque un'infezione da coronavirus in una donna gravida insomma, potrebbe portare a dei problemi, quindi una copertura sarebbe importante. Grazie dottor Damario, in bocca al lupo alla futura nonna. La ringrazio. Grazie sì. A lei. La ringrazio. Che vaccini stanno arrivando? Siamo coperti per quest'estate, dottor Damario? Allora, le forniture e una prospettiva di procurement un po' più definita le avremo per fine mese. In questo momento le forniture sono garantite, ci sono delle riduzioni non significative, soprattutto dalla parte Pfizer, di rimodulazioni. Gli altri vaccini stanno arrivando. L'unica preoccupazione è che noi abbiamo lavorato tantissimo per aumentare le prime dosi e quindi abbiamo una necessità, ma questo è venuto fuori sia in Commissione Salute Nazionale che verrà fuori nelle successive riunioni che ci saranno in questi giorni, che la struttura commissariale e il governo ci deve garantire le seconde dosi, perché questa è la cosa più importante, come abbiamo visto, per resistere a un eventuale ritorno
di una variante contagiosa, certo, e aggressiva. I medici di base, i medici di famiglia lavorano un po' a singhiozzo, non sono tantissimi quelli che hanno aderito. Dal 1° di luglio dovrebbero partire le farmacie. In Abruzzo ne hanno aderito 225 alla campagna vaccinale. Quante ne partiranno? Con quali, allora, modalità, visto che voi dovrete fornire due tipologie di vaccini a, sì, crescere come dosi settimanali, e tra l'altro le farmacie si devono occupare delle prenotazioni, sì, e della gestione dei pazienti. Allora, noi abbiamo gestito questo accordo con le farmacie anche in prospettiva del fatto che in futuro la farmacia sarà il luogo di prossimità, soprattutto nelle aree cosiddette poco urbanizzate e poco metropolitane. I paesi dell'entroterra. Siccome le farmacie, ma anche all'interno, siccome in futuro noi vogliamo pensare a un modello di vaccinazione che non sia solo Covid, ma possa riguardare anche l'età scolare, l'influenza, quindi cominciare a creare sinergie con strutture di prossimità è fondamentale. Quindi vediamo, anche perché loro hanno giustamente, hanno voluto fortemente l'accordo nazionale, ma poi quando si entra nel modello logistico-organizzativo è fondamentale la gestione della prenotazione del paziente, il riversare il paziente vaccinato in una piattaforma nazionale come, esatto, quella Poste, perché se non si riversa non si riesce poi a prenotare il richiamo, certo, né ad avere il famoso certificato verde, quindi è tutto un sistema molto incastrato. E soprattutto anche loro dovranno gestire, avere spazi idonei, gestire le reazioni avverse, che non è cosa semplice, e devono avere una cosa che è molto complessa, devono avere una fornitura da parte delle farmacie ospedaliere, che sono le sedi di arrivo dei vaccini, dalla struttura commissariale, devono avere quindi queste confezioni, le strutture ospedaliere, che devono sconfezionare, gestire e garantire il lotto per eventuali richiami, certo, di lotto per eventuali reazioni. Non so quante c'è ne tutto, partiranno di queste 225 quindi c'è tutto un processo di certificazione, oltre che della temperatura, del freddo, della catena del freddo, la custodia, la gestione del lotto e dei sublotti, e la preparazione quindi in siringhe poi da inoculare. Quindi c'è un lavoro logistico molto pesante da parte sia delle farmacie ospedaliere, che io ringrazio, che hanno fatto un lavoro eccellente in questi mesi, veramente sono dimostrati dei grandissimi professionisti, e nel caso delle farmacie private ci sarà anche l'impegno dei cosiddetti distributori intermedi. Quindi anche questo. Staremo a vedere quante di queste 225 partiranno realmente. Parlava di Vediamo, Green Pass, è una sfida anche per loro. Anche per loro. Parlava di Green Pass, e questo chiama i turisti che arrivano in Abruzzo. Sì. Per poter essere vaccinati nella nostra regione, intanto devono fermarsi almeno una settimana, mi sembra di capire. Sì, sì. Sì. Devono fare richiesta preventivamente, sì, di prima, seconda dose, come funziona? Si devono prenotare sul portale Poste per le sezioni abruzzesi, quindi, e devono dire in che situazione si trovano, se è una prima dose, se è un richiamo. Anche lì non la vedo semplicissima. E poi soprattutto non devono essere mordi e fuggi, non è che se uno fa il weekend, un giorno a fare, almeno anche perché, una settimana mi sembra devono, sì, fare. Anche perché c'è anche una procedura di riconciliazione attraverso le altre regioni, una specie di mobilità attiva e passiva che deve essere fatta, se non altro non tanto per i costi, perché la vaccinazione è un'attività di sanità pubblica, quindi certo, è anche gratuita, però se non altro per il ristoro delle scorte dei vaccini, perché che noi, tra l'altro voi potete poi richiedere, sì, alle regioni di provenienza, sì, il ristoro turisti. Anche perché non è che possiamo sottrarre i residenti e non avere poi il ristoro delle quote. La vedo complicata anche da questo punto di vista. No, ma con l'organizzazione tutte queste cose ormai sono gestibili. Le aziende sono partite? Le aziende hanno... Devono vaccinare i lavoratori e i loro familiari. Noi abbiamo deliberato per tutte le aziende che lo vogliono fare qual è il modello di adesione e di protocolli. Quindi oggi le aziende, anche loro, che sono partite con un grande entusiasmo, stanno valutando... Qual è l'impegno, perché sono impegni importanti, perché se uno ha pochi dipendenti forse è, secondo noi, più facile avviare
verso un hub pubblico i propri dipendenti. Anche come scarico di responsabilità, no? Sì, no, perché bisogna allestire aree idonee, attrezzate, un centro vaccinale deve avere certe caratteristiche, che va dallo stoccaggio del vaccino, che va agli spazi diciamo di eventuale soccorso. So, è una situazione impegnativa. Certo. Quindi non è grazie dottor Damario, ultima telefonata anche perché gli ultimi minuti me li voglio tenere da parte sia per i saluti di buona estate sia anche perché soprattutto voglio chiedere al dottor Damario che cosa abbiamo imparato da questo anno e mezzo di pandemia e come riparte diciamo così la rete assistenziale ospedaliera e territoriale. Intanto diamo spazio a questa telefonata. Pronto rete 8? Pronto? Ah, pronto, buonasera, chiamo da Rosciano. Sì, buonasera. Buonasera, senta, una cortesia, io innanzitutto vi faccio i complimenti per la trasmissione a lei e al dottor Damario che insomma è un servizio molto, molto utile. Grazie. Volevo chiedere, io ho fatto la prima dose di AstraZeneca, ho 58 anni, adesso devo fare la seconda. Quindi se io non dichiaro nulla, cosa mi viene proposto dal centro vaccinale? Guardi, da un punto di vista prettamente diciamo di quella che è la soglia, a lei potrebbe essere proposto, se lei non dichiara di voler continuare con AstraZeneca, le verrà proposto il mix, quindi un secondo inoculo con. Noi stiamo anche parlando molto attraverso la struttura diciamo di coordinamento regionale, di cercare anche di fare dei ragionamenti con i pazienti che si trovano proprio in questa situazione molto vicino all'età per la quale poi... bisogna aspettare il compleanno il giorno dopo. Insomma, se no si rischia che qualcuno aspetta 2 anni per compiere. Allora, secondo me se uno ha avuto la prima inoculazione con AstraZeneca, non ha avuto problemi particolari, non ha, rientriamo sempre lì, non ci sono situazioni di rischio, io se fossi un paziente preferirei continuare col vaccino, con la seconda inoculazione uguale alla prima, piuttosto comunque che fare un mix che è efficace, però non è l'unica possibilità. A tutt'oggi noi leggiamo sull'organismo regolatore europeo che AstraZeneca è raccomandato dopo i 60, ma non è, diciamo, non è sicuramente un vaccino che non si può somministrare sotto i 60. Grazie dottor Damario, grazie al nostro amico di Rosciano. Che cosa ci ha insegnato la pandemia, quest'anno e mezzo di pandemia, come vi state adeguando alle mutate esigenze di assistenza ospedaliera e territoriale? E abbiamo preparato 2 diapositive che la regia può mettere in onda, il dottor Damario ci può spiegare. Noi siamo praticamente, abbiamo cominciato la pandemia con un primo, intorno al 15 di gennaio abbiamo cominciato ad avere una definizione di un nuovo virus che fino allora non era stato ancora tipizzato. Si parlava di un virus atipico che stava procurando delle polmonite in Cina. Sì. Intorno al 15 di gennaio abbiamo avuto quindi da parte dell'OMS una definizione di un nuovo virus, coronavirus SARS-CoV-2, che era un virus misto che stava procurando queste malattie respiratorie. Quindi è scattata la circolare del 21 di gennaio, che è quella che dava a disposizione a tutta l'Italia, a tutti i centri, su come approcciare. Stiamo parlando dell'anno scorso. Dopodiché il 22 task force, stato di emergenza nazionale. C'è da dire che l'Italia ha fatto tutte queste cose un mese prima della dichiarazione di pandemia da parte dell'OMS. Quindi quando si dice dell'Italia, l'Italia un mese prima aveva già dichiarato lo stato di emergenza nazionale e aveva delegato la protezione civile a subentrare all'emergenza. Quindi l'Italia non è che è stata ad aspettare, perché purtroppo l'OMS ha definito la pandemia, perché ci vuole anche una dichiarazione ufficiale di pandemia, non lo può dire una nazione sola. Quindi noi diciamo siamo in pandemia di fatto. Prendiamo il termine del 15 gennaio da circa un anno e mezzo. Abbiamo visto un po' quello che è stato il grande impegno mondiale di questa pandemia, abbiamo visto come questa pandemia non solo ci ha costata molto dal punto di vista di vite umane dirette in modo legate al virus,
ma abbiamo una serie di mortalità, abbiamo avuto mortalità collaterali cosiddette per abbandono di alcune situazioni di sanità pubblica, sia da parte dell'utente, ma sia perché c'è stata una sospensione di attività cosiddette programmate. Quindi questo ci procurerà un rebound di gestione di cure e di attività. E lì ci siamo organizzati per recuperare tutte queste attività, accelerando attraverso un piano sostenuto dal governo di recupero di attività programmate, sospese. Quello che stiamo vedendo in questa slide. Ma l'insegnamento principale e la riflessione principale di questa pandemia è di ripensare al nostro sistema sanitario nazionale e anche regionale. Quando vi dicevo non possiamo solo pensare agli ospedali, ma dobbiamo pensare a delle reti che sono molto importanti. Allora, sul discorso della preparazione, quando si dice che l'Italia non è preparata, è perché l'Italia su queste grandi emergenze spesso arriva dopo che si è verificata l'emergenza, ma la vera prevenzione significa programmare risorse da dedicare alle emergenze, quindi la rapidità dell'azione, e abbiamo grazie a Dio un sistema di protezione civile che è molto capillare, quindi sì, quello ci ha aiutato molto. La flessibilità, abbiamo visto che è necessario che i sistemi sanitari siano flessibili, che non siano incentrati solamente su alcune attività tradizionali, ma sia in grado di riconvertire. Pensiamo a come abbiamo dovuto riconvertire le terapie intensive e subintensive, sì, allestendo strutture anche in sala operatorie che non erano dedicate. E la logistica. Molte regioni, tra cui anche l'Abruzzo, non hanno ancora capito quanto sia importante la logistica come supporto alla sanità. Ma non è solo logistica che riguarda, diciamo, lo spostamento dei pazienti o lo spostamento dei cittadini, è una logistica che deve far spostare beni sanitari e beni non sanitari su tutta la rete regionale, quindi farmaci, device, supporti di ogni tipo, centrali uniche di stoccaggio di alcuni materiali che sono facilmente deperibili, capacità di interagire all'interno del sistema attraverso tutte le farmacie ospedaliere. Cioè, c'è un discorso di logistica a costo zero che noi possediamo ma non mettiamo in rete, perché ragioniamo ancora in termini di ASL. Le ASL spesso... Ma adesso lo farete? Sì, noi già stiamo concependo ormai la riorganizzazione della rete ospedaliera come se avessimo di fatto un'unica macro holding. Cioè, c'è un dipartimento di coordinamento sui soggetti attuatori che sono le ASL. Le ASL non possono programmare, ma devono far parte di una rete. Questo è molto importante. La seconda cosa, e poi deve chiudere perché sono già in sigla praticamente. Allora, che è molto importante capire quando sia importante per gestire la sanità del futuro, capire che cos'è la fragilità, che qual è il ruolo della gestione dell'anziano, che purtroppo in Italia... L'Italia, l'anziano vive di più, ma vive gli ultimi anni, 10 anni della vita male, perché è pieno di acciacchi, come si dice, perché la gestione degli stili di vita che comincia nell'età giovane e ti consente attraverso attività tipo lo sport, una sana alimentazione e una serie di comportamenti diciamo di stile di vita, di mantenere un'attività ultra settantenne ancora di qualità. E questo incide sia sull'ospedalità che sul sistema sanitario. Lì c'è un cambio diciamo di cultura generale che dobbiamo fare. E un'altra cosa molto importante, la digitalizzazione sanitaria. Finalmente il recovery plan e il PNR dà molte risorse per digitalizzare. Quindi il fascicolo sanitario, la gestione di tutti gli esami di un paziente. Questo è molto importante perché ti dà celerità e ti dà capacità. Certo. E poi la rete di prossimità. Che cos'è la rete di prossimità? Devo dire veramente di chiudere perché sono già fuori come tempo. La rete di prossimità è tutta una serie di supporti sociali che aiutano le persone, soprattutto fragili, a stare meglio. Quindi sono la rete sociale, che è molto importante per la salute, la scolarizzazione, la parrocchia, la protezione civile. Quindi dobbiamo pensare che per fare buona salute bisogna creare anche una rete di prossimità. E questo è uno degli obiettivi che noi ci porremo nei prossimi mesi. E noi lo verificheremo
prossimamente. Grazie, grazie al dottor Claudio Damario, direttore del Dipartimento Salute della Regione Abruzzo. Ringraziando lei, ringrazio anche tutti gli specialisti che sono passati in questo studio. Grazie per tutti i contributi che avete lasciato ai telespettatori. Grazie ai miei compagni di viaggio di questa annata televisiva in redazione, insostituibile la collega Edmondo. Ciao e grazie Gigliola. Grazie a te Paolo, e io approfitto per ringraziare il regista Francesco Specchiulli, Andrea Di Fabio per la supervisione tecnica, un ringraziamento a tutto lo staff tecnico di Rete 8 che ci supporta ormai da molti anni, tutti coloro che ci seguono e che seguono costantemente e quotidianamente Rete 8. Buona estate e tanta salute a tutti, e speriamo di rivederci per la prossima stagione televisiva dal prossimo autunno. Grazie Gigliola, quella che avete appena visto era la puntata numero 798 delle varie declinazioni di Medicina Facile, l'ultima della stagione per quanto riguarda le dirette del giovedì. Chiuderemo domenica prossima con la trasmissione numero 799 alle 12.30 e in replica alle 20 avremo ospite in studio il professor Giustino Parruti, direttore delle malattie infettive dell'ospedale di Pescara, e con lui parleremo di antibiotico resistenza ai tempi del Covid. Chiudiamo con questa trasmissione e con quella di domenica la 17esima annata di Medicina Facile. Io ringrazio davvero tutti gli specialisti che sono passati in questo studio. Pensate che solo all'emergenza Covid abbiamo dedicato più di 50 puntate di Pronto Medicina Facile, una ventina di puntate di Medicina Facile, comprese gli speciali che abbiamo realizzato con la ASL Lanciano Vasto Chieti. Tutte trasmissioni che trovate su YouTube. Rete 8 Salute, ecco qua, state vedendo le ultime. Che dire altro? Io vi ringrazio davvero di cuore perché anche in quest'ultima annata non ci avete fatto mancare affetto, interesse e partecipazione. Speriamo sempre di essere stati all'altezza della situazione. Se in qualche circostanza non lo siamo stati, vi chiediamo umilmente scusa. Io ho cercato sempre di far mio il diktat, informare bene, si può informare bene, soprattutto se si è bene informati. E con questo vi ringrazio, vi auguro buona estate, buon tutto a tutti. Ciao.